Tu, marinaio là in fondo che ti stai alzando per andare in bagno. Sì, sei ancora qua perché ti ho puntato io il dito, se no stavi in bagno da un quarto d'ora a dire: neanche ha notato la mia maglietta. Eccoci qua. Dove hai comprato quella maglietta? Sull'Amerigo Vespucci. No, io non ho le palle di mettere una maglietta del genere, quindi let's go. Che lavoro fai tu? Te lo dico prima che tu vada in bagno, te lo chiedo. Sei un professore? Oh, mica, di cosa? Al liceo? Al liceo? Liceo e medie? Minchia, uno dei lavori più difficili del mondo. Super. È vero che per un supplente conquisti la classe nell'istante in cui entri? Cioè, oggi noi come ti chiami di cognome se posso? Sì. Petrella, Petrella. Allora, quindi viene detto che alla seconda ora ci sarà Petrella. Tutti i ragazzi dicono: cazzo, perché ti ragazzo cazzo di merda? Merda. E tu ti guadagni il rispetto di quei ragazzi nell'istante in cui entri. Nel primo quarto d'ora. E ci vai sempre vestito da marinaretto? Per sicurezza? No, scherzo. E tu ci scopi col tuo lavoro. Con le colleghe? Oh. Tu sei uno di quei professori supplenti piacioni di quelle altre, quella di educazione fisica, che quando viene alla cena di classe la vedi e dici: minchia, ma quella è la Zumino, guarda che guizza, ma è tirata lucida. E tu te la batti, come fai a sedurre una professoressa? Poi ti lasciano andare, scusami. Ti stanno perculando Non fai niente e dimmi solo che materia insegnava l'ultima professoressa con cui sei andato a letto. Ah, bellissimo, italiano. Quindi mentre scopate, dimmi la Liguria. Confine della Liguria. Allora. Faccio davvero l'ultima domanda, ma tu sei di ruolo e lui è supplente? Cioè tu sei Beyoncé e lui è Jay-Z? Ah, è un'amica. Ah, e perché ha detto ieri sera? Ah. Giusto così. Si sbatteva la prof. Fategli un grande applauso mentre va in bagno, senza problemi. Adesso che si è levato il ragazzo, racconta la scopata che ha fatto lui. Cosa? No, ok, aspetta. E non si sono mai esposti, come facevo a parlare dei voi siete germofobici? Cosa vuol dire essere germofobico durante una situazione del genere? Che quello che pensi ti viene confermato. Quello che pensi ti viene confermato, esattamente come la cocaina. Visto? Visto? L'ho detto, è successo, l'ho pensato ed eccomi qua. Ah! Per tre. Voglio sapere quante volte hai usato questa battuta dall'inizio alla fine. Voglio sapere, dimmi la verità, quante. È la prima con te. Ma hai mai sentito parlare di WhatsApp? Hai idea di quanti suoi amici hanno detto che Fabrizio è un grande? Tipo che hai solo amici a Milano, Fabrizio a Roma si scorreggia nel Covid. De Sica, Vittorio De Sica, la magia. Per noi uomini è molto difficile sopportare tutto quel periodo dei primi incontri. Con una donna, tu, cioè, ragazzi, voi state. Avete fatto un mese e mezzo insieme. Per 3 mesi non ascolti. Hai idea di quanto è stato male lui? Sto andando in ascensore, sì! Devo buttare la plastica, eccolo! Ogni primo incontro, il ragazzo là non ha scopato su Tinder quella sera, perché a un certo punto ha detto: devo andare! Lei gli ha detto: ma domani c'è la pandemia. Non è importante! Siamo così intimi io e te. E così è.
E non è una cosa volgare, cioè io non penso che sia volgare, è proprio una cosa vera. Cioè il primo appuntamento si dice alle farfalle nello stomaco perché sei tutto vaccinato e brum, brum, brum. Quando saluti una persona dopo che ci hai fatto l'amore la prima volta, prendi distanza e dici chissà se si girerà. Non per capire se ti vuole bene, ma per dire ok, 6 metri. E le prime volte che fai l'amore, quando a un certo punto dici vabbè lei sta dormendo appoggiata qua sulla mia spalla, sono le 3 di notte, se sono svegliato dal bisogno del mio corpo di fare una scoreggia vuol dire che sto veramente male, cioè stavi facendo un sogno, a un certo punto si è allagato tutto, il tuo diaframma ti dice scoreggia, fai, ma tu non hai niente a che fare con la digestione, fidati, se no muori. È una ragazza a cui stai cominciando a voler bene, dice ma sta dormendo, e lasci andare tutto quanto come dei kite nei siluri con i kamikaze nei sottomarini giapponesi, e dice ok, suore mastero, sei pronto a partire? Shikirimashiru! E esattamente quel momento in cui la ragazza sposta prima la testa, senti il profumo dei suoi capelli sotto il naso, che fai? E senti invece dall'altro schieramento Winston Churchill che urla We shall never surrender!